Salve, bentrovati nel nostro spazio dedicato al pediatra di fiducia. Oggi con il dottor Paparone parleremo di bambini e i morsi di zecca, come difendersi e come intervenire. Allora, il morso di zecca, ora che iniziano le belle scampagnate, diventa più frequente. Non è nulla di cui preoccuparsi. Non è che tutte le punture di zecche diano un'infezione, soltanto raramente la puntura di zecca può dare infezione. Lo dà quando la zecca a sua volta è infetta. Una zecca che non è stata infettata dalla rickettsia non determina una patologia, può dare soltanto un'irritazione locale. È buon uso che quando si torni da una scampagnata, specialmente se state in una zona dove ci sono animali, è bene controllare tutto il proprio corpo per vedere se c'è la presenza di qualche zecca. Le zecche prediligono la zona inguinale, ascellare o le gambe. E dunque una buona ispezione quando si ritorna dalla scampagnata è sempre utile. Che fare quando c'è la zecca? Prendere la zecca e girarla in senso antiorario e tirarla via, disinfettare bene la zona con acqua ossigenata e non è necessario fare nient'altro. Bisogna ricordarsi di essere stati punti dalla zecca, perché l'incubazione della rickettsiosi può durare anche diversi mesi e dunque, se compare febbre molto alta, ricordarsi che si è stati punti e farlo presente al medico che valuterà bene la cosa. Se compare l'infezione, può comparire nella zona della puntura una zona nerastra, la cosiddetta tache noire, e possono comparire sempre a partenza da quella zona delle strisce rosse che si diramano su tutto il corpo. In questi casi è necessario dare terapia, ma non bisogna e non occorre dare antibiotico per la puntura delle zecche. La puntura delle zecche ha almeno 15 giorni di incubazione e dunque dare un antibiotico quando non c'è una malattia è perfettamente inutile. Se c'è la malattia si dà un antibiotico, se non c'è non abbiamo nulla da curare, dunque non si danno antibiotici per la cura delle punture delle zecche, ma solo se avviene l'infezione da puntura di zecche.